Questa è Londra verso la fine del secolo scorso. La nostra storia ha inizio qui, nella capitale britannica, nell'inverno dell'83, e precisamente il 19 dicembre. Una data memorabile per i londinesi, un giorno che segnerà la fine di uno spaventoso incubo. Martin Bower, il feroce criminale meglio conosciuto come la Iena di Londra, l'uomo che per tre lunghi anni aveva terrorizzato la città con i suoi spaventosi delitti. Il mostro la cui mente abietta riuscì a concepire innominabili e orrendi crimini sta per essere giustiziato. Ancora pochi istanti e di lui non rimarrà che un agghiacciante ricordo. Thank you.
Danny, Archibald, sono un affezionato cliente io. Avanti, lasciami entrare. Ancora un bicchiere, uno solo. No, John, prego. Per questa sera basta, è quasi mezzanotte, vai a casa, è tardi. Non chiudere, aspetta, ho sete. Vigliacco, dopo tutti i soldi che ti ho passato, mi tratti in questo modo. E adesso che faccio? Dove vado? Vieni a casa, come ha detto Archibald. Chi è? Ah, sei tu. Beh, che cosa vuoi? Guarda come sei ridotto. Su, appoggiati a me. So camminare da solo, lasciami. Ogni sera la solita storia, non può continuare così. Vattene, Margaret, e smettila di piagnucolare. Ti vattene prego, a casa, quello è il tuo posto. Vieni anche tu. A casa ci vengo solo se mi dai da bere. Va bene, John, come vuoi. Andiamo, Margaret, cammina. Fai presto. Non urlare così, è tardi. Io urlo quanto mi pare. È mezzanotte, sveglierai tutti. Bene in fischio. Cos'hai, Joe? Non fermarti. Leva. Joe, siamo quasi arrivati, su. Ma ti senti male? No. Sto benone. No, Joe, alzati. Ti prego, alzati. Joe. Assassino. Ma come potete pensare una cosa simile, signor ispettore? Purtroppo tutto è contro di te. Ma vi ripeto che non sono stato io, lo giuro, io sono innocente. Eri ubriaco fradicio, John. Talmente ubriaco che avresti potuto farlo senza neppure rendertene conto. No, signor ispettore, credetemi, non le avrei mai fatto del male. Io a Mark le volevo bene. Lo hai dimostrato. Ma non l'ho uccisa io! Dovete credermi! Dovete credermi! Lasciatemi! Sono innocente! Signor ispettore, sono innocente! Non l'ho ucciso io! Lasciatemi! È proprio un abile commediante! Lasciatemi! C'è il dottor Dalton, ispettore. Bene, fallo entrare. Vieni, Edward, siedi pure. Grazie. E allora? Il delitto è avvenuto attorno alla mezzanotte. L'assassino ha strangolato la sua vittima, direi con una ferocia inaudita. Ma è naturale, dottore. Era ubriaco fradicio. Brett, anche tu credi che John Reed... Certamente. La moglie lo avrà rimproverato, magari aspramente. E lui l'ha aggredita. È tutto così chiaro. Quando è in gioco la vita di un uomo, bisogna essere ben sicuri della sua colpevolezza. Io lo sono. Assolutamente. Scusami, Brett. Se non hai più bisogno di me... No, va pure. Ricordati di venirmi a trovare qualche... Sì, tu dici sempre così, poi. Hai ragione. Sto diventando pigro. Ma uno di questi giorni verrò. D'accordo, ti aspetto. Senz'altro. Allora, E salutami tua figlia. Va bene, arrivederci. Al dottor Dalton evidentemente non sono simpatico. Evidentemente. Arrivederla, dottore. Buongiorno, O'Brien. Buongiorno, dottore. Buongiorno.
Io lo sapevo che sarebbe andata così. Non facevano che litigare. Se tutti quelli che fanno baruffa dovessero finire con l'uccidersi... Tu parli perché non conosci John Reed. È sempre stato un ubriacone, un violento. Per me non l'ha uccisa lui. E chi allora? Margaret non aveva nemici. Forse è un amico. Questa è una cattiveria. Cosa vorresti insinuare? Io non insinuo niente. Ho soltanto detto... Che può essere stata uccisa da un amico. Ma il tuo tono intendeva molte cose. Margaret non ha mai tradito John. Questo lo posso dire con assoluta certezza, anche se ormai non vivo più a Brandyford. Con lei eravamo amiche fin dall'infanzia. E di tanto in tanto poverina veniva a trovarmi a Springfield. E non mi nascondeva proprio nulla. È vero che il marito quando era ubriaco la picchiava? Non me l'ha mai detto, ma penso di sì. Lei teneva molto il suo matrimonio, malgrado sapesse di avere sbagliato. Povera Margaret, non voleva che la gente del suo villaggio la commiserasse. Io rimango nella mia convinzione. E cioè? Che John Reed è innocente. Staremo a vedere. Per me l'ispettore O'Connor lo manda dritto dritto alla forca. È molto tempo che non ci vediamo. 2 anni, o sbaglio? 2 anni e 3 mesi. Hai una memoria formidabile. Forse non si tratta soltanto di memoria. Mary, fra noi tutto è finito, non rivangare il passato. Come va a Springfield? Bene, se non altro c'è più allegria che a Bradford. Alla domenica si balla in piazza. Perché non vieni anche tu qualche volta, così, solo per divagarti un po'? Non ho tempo. Dalla tua casa sono appena 10 minuti. Forse verrò, ma non te lo prometto. Io ricordo ogni cosa, lo sai. Devi cercare di dimenticare. Tu ci sei riuscito, vero? Sì. Ciò che più ammiro in te è la sincerità. Mary, ci stanno guardando. Ma cosa importa? Sei come allora e non cambierai mai. Addio, Mary. Beh, cosa avete da guardare? Niente. Ciao, Mary. Ciao. Addio. Scusami per il ritardo, caro. Non importa, anzi è stato meglio così. Se fossi venuta prima ci avrebbero veduti. C'erano delle donne su alla fontana. Forse sarà bene incontrarci in un altro luogo. Come vuoi tu.
Sai, oggi possiamo stare un po' più assieme, Harry. Mio padre è andato al villaggio e non credo che torni tanto presto. Ho visto il suo calesse davanti all'ufficio di polizia. L'ha fatto chiamare l'ispettore O'Connor, ma non so... C'è stato un delitto la notte scorsa. Un delitto? Sì, ma non parliamo di queste cose. Vorrei poterlo gridare al mondo intero. Vedi, io non ho mai saputo che cosa fosse l'amore e non credevo che potesse dare tanta gioia. Però ho paura. Sì, a volte ho paura che tutto possa finire e che tu un giorno possa lasciarmi. Questo non accadrà mai. Giuralo. Lo giuro. Non hai udito nulla? No, cos'è? Poteva essere. Non so, è meglio che tu vada via. Ci vediamo dopodomani, ma non qui, alla vecchia quercia. Va bene. Harry, mi dispiace che ci si debba vedere così di nascosto. Tu non sai quanto mi addolora. Muriel, adesso torna a casa, su. Mi ha chiamato, signore? Dia a Peter di preparare il calesse. Subito, signore. Allora, come ti senti? Come va l'emicrania? È passata? Sì, papà. Veramente? Su, andiamo, Muriel, non devi pensarci più, hai capito? E cerca di dormire un po', che ti farà bene. Vai via ora? Sì. Non fare tardi. Ma no, bambina. Guarda, non appena avrò parlato con l'ispettore, tornerò subito a casa. Dormi, eh? Mi raccomando.
Mi dia quella bottiglia, dottor Finney. Se non sbaglio, mi aveva promesso... Mi perdoni. Che non accada mai più, altrimenti sarò costretto a sostituirla. Non lo dimentichi. Sì, sì, certo. Questa mattina l'ho cercata per dirle di venire con me dall'ispettore al villaggio. Ma lei non era qui e neppure nella sua stanza. Sono uscito di buon'ora e ho passeggiato un po' per il parco. Quando vorrà allontanarsi di nuovo la prego di avvertirmi, Finney. Così almeno saprò dove trovarla. Va bene. Desidera qualcosa, dottor Finney? Margie! Margie! Che è successo? Cercava di entrare nella stanza della signorina. Bisogna farlo sapere al dottor Dalton. E perché? Non sono cose che ci riguardano. Vieni. Nello stato in cui si trova, credi di poter accertare la data del decesso? Sì, due settimane, non di più. Oltre te, Muriel, c'è qualcun altro che sa? No. Edward, tutto questo deve rimanere segreto. Va bene. È una raccomandazione che vale anche per tua figlia. Sta tranquillo. Sai, vorrei poter fare delle indagini senza allarmare troppo la gente del villaggio. Capisco. È già tanto scossa per l'assassinio di Margaret Reed. No, ispettore. Vorrà dire per il delitto di John, è un po' diverso. Questo lo stabiliranno i giudici. Sono pronta a scommettere Vai. Che... Chiedo scusa. Che strano individuo. Dove l'hai pescato, Brett? È un regalo di Scotland Yard.
Anthony! Non farmi tornare a Londra. Rimango qui con te. Non dire sciocchezze. Potrei alloggiare al villaggio. No, Elizabeth. Vedrai, non ti darò alcun disturbo. Non insistere. Pensi di trattenerti ancora per molto nella casa dei Dalton? Non so. Un mese o due. Quando sei partito da Londra mi parlasti di qualche giorno. Elizabeth, nel mio lavoro non è possibile stabilire con esattezza... Di quale lavoro stai parlando, Anthony? Ti prego, adesso non ricominciare. Ma io debbo sapere. Te lo dirò a suo tempo. No, devi dirmelo ora, avanti. Perché hai lasciato improvvisamente Londra? Perché sei venuto qui a Bradford? Anthony, di qualsiasi cosa si tratti, debbo saperlo. Ti prego, parla. A volte tu mi fai sentire come se fossi un'estranea. Ho passato i migliori anni della mia vita al tuo fianco, l'hai dimenticato. Nella buona e nella cattiva sorte. E allora? Credi con questo di avere diritto a conoscere i miei segreti professionali? Ma tu devi avere fiducia in me. No, mia cara. Sei un essere disgustoso. Però mi ami ugualmente. Ed è per un uomo come te che io ho dimenticato tutto. La mia famiglia, il mio orgoglio di donna, me stessa. Non fare la vittima, Elizabeth. È un atteggiamento che non ti si addice. Vorrei non averti mai incontrato. Veramente? No. Mi dispiace dover partire, ma si tratta di una riunione molto importante. Non preoccuparti per me, papà. Puoi andare, Peter. Oggi è meglio che tu non esca. Dammi retta, riposati, ne hai bisogno. Sei ancora un po' pallida. Tornerai presto. Appena potrò liberarmi da questa noiosa assemblea. Se ti sentissero i tuoi illustri colleghi. Entro domani sarò di ritorno. Londra non mi attira più come una volta. Sto invecchiando, bambina. Papà. Sì? Hai saputo nulla dall'ispettore O'Connor? No. Muriel, devi scacciare quella brutta visione dalla tua mente. Lo devi, altrimenti finirai con l'ammalarti. Senti un po', perché non vieni anche tu a Londra? Ti distrarresti almeno. No, papà, grazie. Come vuoi. Ciao, Saul. Devo andare. Giochiamo un'altra volta. Ciao. Tornerò domani sera. Passerò la notte da te. Non è facile entrare nella villa. C'è un cane, un guardiano. Si può tentare. Con il rischio diventa tutto più affascinante. La conosci? No. Anthony, chi è quella ragazza? Non cambierai mai. Neppure tu. Dovresti vedere il tuo volto. Ha mutato espressione. Vattene ora. Ci vediamo altro giorno. Ti farò sapere io quando. È questo che odio in te. Questo tuo modo di trattarmi come una cosa. Un oggetto qualunque che si prende o si lascia a proprio piacimento. Va via. La vista di quell'amazzone ti ha completamente sconvolto. Che cos'è? Ti sei innamorato? Vattene, ho detto. Non mi fai paura. Ascolta. È meglio non vederci per un po'. Torna subito a Londra. E aspetta il mio ritorno.
quartiere, Muriel. Ma no, sono solo un po' stanca. Provveda immediatamente a passare il caso Reed al Dipartimento di Londra e anche l'identificazione di quel corpo. E perché? Perché noi non siamo attrezzati come i suoi amici di Scotland Yard. Quyle, ormai è qui da un mese, dovrebbe capire... Ispettore, quando per anni si è prestato servizio nella capitale, non è tanto facile adattarsi, mi creda. Ispettore! Ispettore O'Connor! John, presto! Che succede, Brown? No, Muriel, così non possiamo continuare. Devi dire dei nostri rapporti a tuo padre. Deciditi o lo farò io. Ma cerca di capire, lui per me ha sempre lo sognato... Lo so, un lord, un uomo del tuo rango, un illustre medico magari. Non fare così, dobbiamo sapere attendere. Cosa? Che io trovi un tesoro con il quale poter acquistare un titolo? Forse per tuo padre anche così andrebbe bene, non è vero? Muriel... Non sopporto più di nascondermi, di attendere, di temere che qualcuno possa vederci, che qualcuno possa insidiarti. Cosa vuoi dire? Quell'uomo, quel dottor Finney, credi che per me sia piacevole saperlo al castello? Un alcolizzato, un fallito. Il dottor Finney è una degna persona e mio padre ha fatto bene a tendergli una mano. Il tuo caro paparino finirà col fare di te una rispettabile ed acida zitella. Henry! Peter!
Che facevi qui fuori? Sto parlando con te. Aspetta. Cosa c'è? Sei rimasto senza parola? Su, siedi. Che succede, Peter? Siedi, t'ho detto. L'ho sorpreso nel parco. Lo conosci? No, mai visto prima d'ora. Avanti, parla. Chi sei? Che facevi nel parco? Aspettavi qualcuno, vero? Ti faranno parlare gli uomini di O'Connor. Chris? Sì. Portalo dall'ispettore. Perché non vieni anche tu? Ho da fare. Sei stata? Ai, Peter, mi fai male. E allora parla. Peter, non è come tu pensi. Dove l'hai presa? Nella stanza del padrone. È un ladro, signor ispettore, ne sono certo. Prove concrete, Chris. Ma se l'ha visto Peter? Mentre si aggirava nel parco con fare sospetto, l'hai già detto. Ascolta, Henry, per l'ultima volta, che cosa facevi nel parco dei Dalton? Non ho niente da dire. Bada, che possiamo trattenerti ugualmente. Mettetemi in prigione, allora. È un poco di buono, ispettore. Vedrete che salteranno fuori anche le prove concrete. Finirai in galera, non dubitare. E ci rimarrai per un bel po'. È quello il tuo posto. Portalo via, Brown. Posso andare, signor ispettore? Sì, di a Peter di mettere per iscritto quanto è accaduto. E dettagliatamente passerò io stesso a ritirare la denuncia. Va bene, signor ispettore. Però quanti fatti misteriosi accadono in questo pacifico villaggio. Una donna assassinata, un cadavere che ti spunta dalla terra come un fungo, un suicidio, uno strano giovane che nottetempo... Wilde, parta immediatamente per Londra e cerchi di sollecitare quelli dell'ufficio ricerche. Devo assolutamente sapere a chi appartiene il corpo di quell'uomo che abbiamo ritrovato nel bosco. Va bene, ispettore. Questa notte ho bussato a lungo e vi ho anche chiamata, signorina. Avevo preso del sonnifero. Margie? Sì? Potresti descrivermi l'uomo che si aggirava qui fuori? Io non l'ho veduto. So soltanto che è giovane. Almeno così ha detto Peter.
Che fai qui? Ero venuto ad avvertirla che la colazione è pronta. Va bene, ora vattene. Peter? Che vuoi? Hai preparato la denuncia per l'ispettore? Non ancora. Senti, Peter, qual è l'esatto punto dove hai visto quel giovane? Sotto il balconcino, sul retro della villa. E secondo te cercava di penetrare in casa oppure stava per allontanarsi? No, voleva entrare. Ne sei certo? Pensaci bene, è molto importante. Perché tu pensi... Non so, ma sarebbe bene controllare se è tutto in ordine. Non ti pare? Forse hai ragione. Buongiorno, signorina Muriel. Buongiorno, dottor Finney. Quest'oggi avete un magnifico aspetto. Ti trovo più bella che mai. Grazie, siete molto gentile. Maggi, vuoi dire a Peter di sellare il mio cavallo? Subito, signorina. Non volete farmi compagnia? Perdonatemi, ma ho da fare. Avanti. Oh, signorina Dalton, che piacere vedervi. C'è l'ispettore Connor? No. Neppure il signor Quayle? È a Londra, ma potete dire a me. Accomodatevi. Grazie. E allora? Bravo. Dovreste usarmi una cortesia. E penso che voi... Sono a vostra disposizione, signorina. Grazie. Vorrei sapere chi è il giovane che è stato sorpreso questa notte nel parco della mia abitazione. Un certo Henry Dwin. Vorrei vederlo. Chi? Il prigioniero? Sì. Non posso, non sono autorizzato. Mi dispiace. Non importa, buongiorno. Buongiorno, signorina. Cambia la serratura, Peter.
Manca qualcosa, signore? Sì, del denaro. Chiama mia figlia. La signorina non è in casa. Dove è andata? Non lo so. È uscita poco prima del suo arrivo. Lieto di rivederla, ispettore. È tornato il dottor Dalton? Sì. Salve, Brett. Ciao, Edward. E allora, come va? Male, vecchio mio, male. Vieni, da Londra ho portato qualche bottiglia di quello speciale. Lo sai che capiti a proposito? Stanotte mi hanno derubato. Parla, cosa c'è fra te e Muriel Dalton? Vattene, Brown. Ragazzo, lascia ad altri questi nobili atteggiamenti. Non rovinarti per una donna. Oh, sei peggio di un irlandese. Ma lo vuoi capire che ti trovi in un brutto guaio? Con una denuncia rischi un anno di lavori forzati alle miniere. E laggiù non scherzano. Hai finito? Riflettici, Henry. Vedi, Edward, conosco Harry da quando era bambino. Non lo credo capace di tanto. No, non è un ladro. Ma ci sono delle prove schiaccianti. Anche per il povero John. Brett, tu non hai nulla da rimproverarti. Ti dispiace se scambio due chiacchiere con il dottor Finney? È fuori, signore. Ma come? Anche lui? Perché? Chi altro manca? La signorina Muriel, signore. Dimmi una cosa, Edward. Dove hai conosciuto quel Finney? A Londra. Mi fu presentato da un carissimo amico. Lo avevano radiato dall'albo da appena due giorni e già era ridotto in uno stato... Fu radiato per il bere, vero? Sì. E tu, come al solito, ti sei lasciato commuovere. Gli hai dato un lavoro, un tetto. È un eccellente medico, mi è utile. E qui, in casa tua, ha mai trasceso, nel bere, intendo? Sì, una volta. Ma ha promesso che non lo avrebbe fatto mai più. Capisco. Non vuoi trattenerti ancora un po'? Potrebbe essere di ritorno da un momento all'altro. No, è meglio che me ne vada. Forse qua il è tornato da Londra. E forse con qualche buona notizia. Te lo auguro sinceramente. Grazie, Edward. Sì? La denuncia, signor ispettore. Ah, me ne dimenticavo. La denuncia. A proposito, tu e Chris domattina... Venite al villaggio, intesi? Vi aspetto nel mio ufficio. Debbo parlarvi. Vuoi che ti faccia accompagnare? No, grazie. Preferisco fare una passeggiata. Di tanto in tanto fa bene. Me l'hai consigliato tu, no? Già. Dottor Finney. Che cosa fa qui? Volevo chiederle scusa per stamane a colazione. L'ho guardata con troppa insistenza. È vero, ma è stato più forte di me. Aspetti. Deve ascoltarmi. Deve sapere qual è il sentimento che io nutro per lei, Muriel. Io l'amo. Ed è mia intenzione chiedere al dottor Dalton la sua mano. La prego. Mi lasci tentare.
Forse suo padre acconsentirebbe, Muriel. Saprei farla felice. Ma io non l'amo. Lo so. E so anche a chi appartiene il suo cuore. Lei? Sì, l'ho pedinata. Anche l'altro giorno giù alla fontana. E ho udito le sue parole. Visto i suoi baci. Dottor Finney, la credevo un gentiluomo. Dimentichi quel giovane. Il suo amore è impossibile, assurdo. Crede? Certo. Suo padre non le permetterà mai di sposarlo. Ma questo lei lo sa benissimo. Altrimenti non terrebbe segreto... Non si preoccupi, dottore. Dirò ogni cosa a mio padre oggi stesso. Non glielo consiglio. Quando il dottor Dalton saprà che l'amante di sua figlia questa notte ha tentato di penetrare in casa... Lei è un essere spregevole. Mi lasci! La paura la rende più bella, più desiderabile. Potrei averla con la forza, lo capisce, vero? Lei è pazzo. Sì, ma di te, Muriel. Dottor Finney, la farò cacciare, lo dirò all'ispettore. Non oserà dirglielo. So e ho visto troppe cose. Non mi ero sbagliata. Ti avevo detto di tornare a Londra. Ho creduto bene di pernottare al villaggio. Sei un porco. Sei un porco, Anthony. E così non conoscevi quella ragazza, vero? Ti consiglio di andartene. Come ho potuto amarti? Come? Taci, Elizabeth. O giuro che ti ammazzo. Tu non ne saresti capace. Non mi conosci bene. Avanti allora, uccidimi. Cosa aspetti? Non riuscirai a sbarazzarti di me tanto facilmente. Ricordalo, Anthony. Quando sei tornato? Non hai risposto alla mia domanda. Dovrei parlarti. Ma è così urgente? Si tratta del giovane che Peter questa notte... Sì, e allora? Henry non è un ladro. Era venuto qui per parlarmi. Ne sono certa. Tra di noi c'era stata una discussione e così lui... Lo conosci da molto tempo? È tardi. Va bene. Ciao, Susan. Allora, domani. A domani. Buonanotte. Buonanotte, Bob. Quile erano fuori dall'ufficio di polizia. Ti assicuro che non avevano un aspetto tanto allegro. Lo credo bene. Non è piacevole avere sulla coscienza la vita di un uomo. John non doveva suicidarsi. Prima o dopo l'avrebbero capito che era innocente. Ma chi può aver ucciso la povera Margaret? Ma vedrai che arriveranno dei funzionari da Londra e O'Connor verrà messa a riposo prima del tempo. Poveraccio, dopo 30 anni di servizio. Corri!
Susan! Da quella parte, presto! Chi ha gridato? Era una bambina! Sì, era Susan! La figlia di Catherine! È fuggito. Hai visto Susan? No! No, Susan, bambina mia! Cosa ti hanno fatto? No! No! Tempo da perdere, dobbiamo circondare il bosco prima che possa fuggire, dobbiamo sapere chi è, andiamo! Dobbiamo catturarlo e spiccarlo! Sì, faremo giustizia noi! Sei tu, Anthony? 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 Mi hai fatto paura, Chris. Dobbiamo essere prudenti. Se Peter sapesse, ci ucciderebbe. Margie, perché non fuggiamo di qui? In Irlanda ho una casetta tutta mia. Cos'è stato? Lasciami andare. Vieni da me stanotte? Non lo so, forse. Ti aspetto.
Allora, fate attenzione, dividiamoci. Voi prendete per questo vioccolo, voi altri lassù al ruscello e voi due con me. Sei tu, Margie. Senza ombra di dubbio. Andiamo, svegli. Dov'è Finney? Margie, dov'è il dottor Finney? Parla, Margie!
venerdì 19 dicembre 1883. Il momento tanto atteso è giunto. Ho appreso in questo istante dai giornali dell'avvenuta esecuzione di Martin Bauer. Questa notte trafugherò la sua salma. Appartiene al dottor Dalton. Da questa parte! Ecco altre tracce! Venerdì 19 dicembre 1883. Il momento tanto atteso è giunto. Ho appreso in questo istante dai giornali dell'avvenuta esecuzione di Martin Bauer. Questa notte trafugherò la sua salma. Sabato 20. Il mio assistente dottor Finney procederà all'operazione. Sono perfettamente conscio della gravità dell'esperimento, ma solo fungendo da cavia potrò sperare nel successo del siero di mia invenzione. Devo farlo. Devo assolutamente controllare sulla mia persona ogni sintomo del misterioso male che spinge l'uomo ai più orrendi crimini. Domenica 4 gennaio. 2 settimane dall'operazione. Sono le 9 di sera. Lancinanti dolori al capo mi assalgono
È una sensazione spaventosa, come se l'altro stesse rivivendo in me. È quasi l'alba. Ho ripreso conoscenza nel parco della mia villa e non ricordo nulla delle ultime ore. Nulla dal momento del malessere. È terribile. Il ritrovato sul quale riponevo tante speranze è inefficace, impotente di fronte al male che ormai mi possiede. Mercoledì 7. Di ritorno da Londra, dove mi sono recato nella vana speranza di trovare un elemento chimico capace di perfezionare il mio siero, ho appreso del suicidio di John. Mio Dio, il dubbio spaventoso che ieri per un attimo ha sfiorato la mia mente, di nuovo mi assale. Signore, fa che non sia vero. Fa che non sia io l'assassino di Margaret Reed.